Perché sta proprio solo questa. Marino a casa, ai nomi che circolano in questo momento, sicuramente al primo passo c'è quello dell'assessore Sabella, l'assessore alla legalità Sabella, molto vicino a Marino, è stato nominato dallo stesso oggi Marino. Oggi Marinaldi è sindaco! Io a questo punto terminerei quel collegamento perché non sono nelle condizioni di poter lavorare serenamente, scusatemi, ma... Vi restituisco la linea perché ci sono delle contestazioni, potete far vedere anche le immagini, non sono nelle condizioni di poter continuare il collegamento, scusate. Serena, ma cos'è che ti scegli? Ragazzi, però qualcuno deve essere finalmente Marino a casa e quindi oggi la rinalzi è sindaco. Sì, sono io. Sì, oggi è sindaco Serena Rinaldi, finalmente Marino a casa. Ma ciao. L'avevi detto alla fontana? Sì, per la fontana di Trevi, quindi non ho fatto niente. Ma quindi cos'è che sei qui venuta a fare cosa? A gridare la gioia degli italiani? Sì, perché finalmente Marino è andato a casa. 4 giorni prima ho fatto la performance per la fontana di Trevi. Perché invece per ridotta è uno scandalo. Sì, è uno scandalo. Faceva tanti viaggi a Filadelfia, quindi dopo 4 giorni oggi sono felice che Marino a casa. Allora dillo anche le vicine, se dicevi che ci deve guardare il tipo vicino. Marino, ciao! Sono troppo contenta che sia a casa! Finalmente Roma è libera! Allora andiamo a dirlo anche proprio al pubblico. Marino è a casa finalmente! Oggi Roma è libera! Sono oggi la Rinaldi è sindaco di Roma! Che è un gesto pacifico per la bellezza, tu sei bella, rivuoi la bellezza della città. Sì, la bellezza della città più pulita e più curata, perché questa città è molto fondamentale. E Fontana di Trevi in che condizioni è? Orribili, la condizione è orribile, è uno stagnetto, non è una fontana, perché la fontana è un simbolo di storico per Roma. Ecco, ma in che i parchi di Roma, l'immondezza di Roma? Non esistono la raccolta differenziata, non esiste. Allora, il Papa Bergoglio non aveva invitato il sindaco in America, ma che c'è cosa fa? Non lo so, forse a fare solo una passeggiata in America. Allora, il problema però adesso è che il nuovo vuole un nuovo sindaco. Tu ti candidi come sindaco? Sì, oggi la Rinaldi si candida come sindaco di Roma per dare una pace a questa gente meravigliosa che mi sta ascoltando. E vogliamo ricordare però che entrambi siamo artisti della Dive Star Management, sì. Ok, di Federico De Vincenzo. Federico De Vincenzo, scusatemi, sono emozionata, emozionatissima, quindi spero che questa cosa sarà d'aiuto.
aiuto. Io vorrei ricordare sulle prossime cose che per correttezza ti mantieni così, non togli così altro per una questione di rispetto. Sì, anche... certo. Okay, no, questo perché le mie parti intime sono, diciamo, non visibili, coperti. Hai caldo? Ho caldo, quindi mi sono tolta solo un giubbino. Sono caldo. Specialmente oggi c'è troppa umidità. Senti, poi tu volevi anche chiedere che cosa? Che il museo di Federico Fellini, la casa di Fellini via Margutta divenisse un museo. Sì. E poi tu sei la figlia di Anita Ecobert. Sì, nessuno lo sa che sono la figlia di Anita Ecobert. Ma hai fatto il DNA, la prova? Sì, no, dico, hai fatto. Per la terza generazione. Allora, io direi a questo punto, per fortuna, anche per tranquillizzare le forze dell'ordine, io direi di chiedere se ti fanno passare per essere ricevuto dal gabinetto del sindaco. Posso? Chiedi, io non lo so, prova a chiedere, vicina. All'URP, dovresti andare all'URP. No, chiedi, io non è che posso. Posso? Cioè, allora l'artista vorrebbe regalare un Pinocchio al comune di Roma, perché mi sembra che questo sindaco ha detto tante bugie. Sì, ha tante bugie, quindi ho comprato questo Pinocchio per farlo allora, a lui come regalo. A questo punto, visto che qui c'è la rappresentanza ufficiale, quindi la polizia municipale, io andrei a chiedere a loro se ti fanno passare. Vai, chiedi permesso. Anche perché c'è un assessorato alla cultura, più cultura permesso, di te. Posso fare questo regalino? Posso entrare un attimo? Giusto un regalo. Ascolto, io non mi frega niente dei regali. Beh, signora, scusi, la signora rappresenta la bellezza. Roma ha bisogno di riprendere la bellezza. Scusi, no, sono un cittadino libero, quindi anch'io. Posso avere anche il mio parere, il mio giudizio, no? Esatto, quindi allora tu vuoi chiedere che cosa? Io ho comprato questo Pinocchio, sì, ho tanto piacere di consegnare a lui come regalo. A lui? A lui? All'ufficio? Puoi far indicare perché c'è una serie di nuove, puoi far indicare dei visitori? Qualcuno dov'è? È gentilissimo di farmi... Vuoi che te lo indico io? Te lo indico, vieni, andiamo a lui. Di qua, Serena, di qua, dunque, di qua. Posso? Tu devi consegnare il Pinocchio, sì, devi Pinocchio consegnare il Pinocchio, ma gridalo agli italiani, se no te devo consegnare il Pinocchio all'URP! Adesso gli si è allungato il naso? Ma cosa vuoi dire a Marino? Devi essere contento, strilliamolo Marino a casa! Marino a casa! Ma tu da Cerignola sei venuta! Da Cerignola? Sì, sono venuta apposta perché sono felice che Marino è a casa finalmente. Allora, da Cerignola è qua all'URP. Sì, io ho nato solo un ragazzo di anni 17, ma a differenza di Berlusconi ho avuto il coraggio di gridare. È amore. Sì, sì. Ho amato solamente una persona di anni 17. Perché nessuno ha coraggio. Non... Senta, ma chi l'ha mandata qui? Io, da sola. Da sola è venuta, sì, certo. L'iniziativa è venuta. Sì. Di qua, devi andare. L'ufficio con le righe a lui. E poi guarda grazie, che hanno l'obbligo di prendere il pinocchio. Perché adesso è normale, è un nuovo sindaco, per pena, perché la capitale è molto importante, specialmente quelli che vengono dall'estero, e io dimostro, perché io ho coraggio e sono un cittadino libero, allora, posso fare i miei giudizi. Allora, quella stanza entri con me, non ti possono obbligare, non ok? Entri civilmente e chiedi di poter consegnare il Pinocchio, è chiaro? Vai. Ma si spacca. Marino è finalmente a casa. Cioè vuoi drammatizzare un po', ecco, lui si è rimesso, adesso gli diamo questo contentino. Scusami, se devi ricordare che questo è un ufficio dove uno può rilasciare un pacco, un plico. No, deve essere protocollato. Deve essere protocollato. Sì. Dov'è il protocollo? Scusa. Scusi, io avevo visto una porta aperta come il microfono. Protocollare. Anche perché senza il protocollo si va. Questa è bella, però. Bella sta cosa. Siamo tutti in andiamo. Basta, Canaria. Grazie. Luigi,
comico Milano. Oggi, dopo le dimissioni di Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, Serena Rinaldi, in compagnia del suo mentore Gabriele Paolini, hanno voluto protestare e animare la dimissione di Ignazio Marino. Adesso tutta la stampa ha colto la sua attenzione, però sono intervenute le forze dell'ordine che adesso stanno identificando le persone. Resteremo in attesa per sapere che cosa succederà. Divestar Roma.